Buongiorno, questa mattina siamo qui nei pressi dell'Orto Botanico, siamo in compagnia del professore Enzo Gulì, siamo in un momento particolarissimo della vita del patriottismo, del borbonismo, ma anche del brigantaggio. Professore, stamattina siamo qui per commemorare un evento importante. Siamo per commemorare il più grande capobrigante della zona vesuviana, Antonio Cozzolino, detto Pilone, nato a Torre Annunziata, che per 10 anni dette filo da torcere alle forze degli invasori e morì proprio in questa strada, vicino all'Orto Botanico, il 14 ottobre 1870. Il brigantaggio è stato sempre trasmesso come un atto criminale, mentre invece realmente chi erano i briganti? Se noi pensiamo soltanto a chi sono i partigiani cosiddetti, i quali combatterono per chi ha vinto e sono considerati eroi, e invece per chi combatte, per chi ha perso, viene considerato criminale. Quindi questo già è una prima ci risposta. Dà la misura della cosa. Per concludere questa bellissima intervista, anche se molto breve, qual è il messaggio che bisogna trasmettere alle nuove generazioni? Il messaggio è che noi siamo i discendenti di persone dotate di grande forza morale, persone che amavano la propria terra, persone che persero tutto per difendere la propria terra. Quindi questo è il messaggio, non dobbiamo mai arrenderci. Quindi bisogna raccogliere il testimone e andare avanti con l'orgoglio e il coraggio napoletano. E l'amore alla terra.